Parliamo di ambiente perché Edison prosegue lo sviluppo dell'idroelettrico con due impianti sul fiume Adda, uno a Pizzighettone in provincia di Cremona, di cui sono partiti i lavori lo scorso mese, e uno a Maleo in provincia di Lodi, appena acquisita dal gruppo Alto Garda Servizi. Le due centrali, come comunica Edison, rafforzano le attività dell'azienda in questo settore è ritenuto strategico. Il settore dell'idroelettrico, che viene pubblicizzato come un settore dalla tecnologia pulita, efficiente, perfettamente integrata con l'ambiente. Noi questa sera vogliamo appunto approfondire questo tema e verificare quali sono i vantaggi e gli svantaggi reali di questa tecnologia. Ne parliamo con Romano Sacchi e Andrea Serena, che sono ospiti in studio questa sera con noi del Comitato Tutela Ambiente. Loro si sono occupati di un progetto controverso di impianto idroelettrico nella riserva naturale Palata Menasciuto tra Pianengo e Ricengo e fanno parte del comitato Salviamo il Menasciuto. Grazie per essere qui questa sera. Partiamo Grazie da a voi. Romano. Quali possono essere gli svantaggi e i vantaggi, in termini anche economici e produttivi? Beh, c'è da dire che la tecnologia idroelettrica è presente da molto tempo, è probabilmente una delle più consolidate e sicuramente dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico è una delle migliori perché di fatto nella sua funzione non emette gas inquinanti o gas serra. Però, ciononostante, non è che sia a impatto zero. In fase di costruzione la cantieristica può avere dei notevoli impatti ambientali, vuoi mentre si viene realizzata scavando nell'alveo dei fiumi o comunque movimento terra, ruspe, camion e quant'altro. I vantaggi economici certamente ci sono, se no non si spiegherebbe perché in tutti questi ultimi anni sono fiorite migliaia di richieste in tutta Italia per realizzare impianti idroelettrici, specialmente di medie, piccole o piccolissime dimensioni. Ma senza gli incentivi? Beh, bisognerebbe vedere, secondo noi senza incentivi molte di queste centrali idroelettriche di piccole dimensioni non sarebbero in grado di essere ragionevolmente remunerative, varrebbe dire che non sarebbero in grado di reggersi con le proprie gambe, non varrebbe la pena costruirle quindi. Dal 2009 al 2013 sono state realizzate più di 700 piccole centrali o piccolissime idroelettriche. E c'è stato un aumento di produttività nel comparto idroelettrico dello 0,8%, quindi una cosa bassa, minima, insomma, a fronte dei danni che vengono fatti all'ambiente. Voi con il vostro comitato vi state battendo appunto per preservare la riserva del Menasciutto. Lì Esatto. l'impatto ambientale, è davvero evidente. Sì, lì è il caso abbastanza emblematico perché c'è una vincolistica ambientale fortissima dove ci siamo stupiti noi come comitato che abbiamo intrapreso questa battaglia in difesa di questo luogo, come tutti gli enti invece avessero autorizzato la realizzazione di una mini idro. E andando a leggere proprio i vincoli ambientali era scritto nero su bianco che un'opera del genere non era assolutamente fattibile. Poi non ci siamo basati solamente sulla nostra capacità di sapere interpretare la vincolistica. Ci siamo rivolti anche al difensore civico provinciale o regionale che ha detto la stessa cosa che dicevamo noi, dove è stato cioè, ammesso anche dal difensore civico che queste autorizzazioni andavano o riviste o ritirate in base appunto alle analisi legali che sono state fatte. Spesso queste centrali hanno una spinta che è molto legata ai profitti, più che ha un reale senso ecologico. Grazie, allora grazie a Romano Grazie. Sacchi e Andrea Serena, Comitato Tutela Ambiente. Grazie Grazie. a voi. Grazie a voi.